Gentili professori, cari studenti, signori e signori, cari amici, buongiorno. Prima di tutto vorrei ringraziare Isaac per questo convegno sulla Tunisia e per avermi dato questa opportunità per la seconda volta per parlare del mio paese. Sottolineo durante il mio intervento il fatto che la Tunisia ha cominciato di essere un paese con una concezione che rispetta tutti i diritti di libertà e come è stata pervertita da un meccanismo politico per diventare una dittatura, un regime autoritario. Quindi questo fino all'avvento della rivoluzione nel gennaio 2015. Detto questo, torno alla prima fase del regime autoritario della Tunisia. Dal 1956 fino all'avvento di questa rivoluzione, la Tunisia è un piccolo paese di 11 milioni di abitanti al centro del Mediterraneo, a cavallo tra l'Africa e l'Europa. Ha vissuto più di mezzo secolo di sotto regno di due regimi autoritari, come lo ha accennato prima, con la leadership di Bourguiba, nostro primo presidente dal 1956 all'87, e dopo da novembre 87 a gennaio 2011, l'anno della rivoluzione, fu la volta di Ben Ali a prendere il potere, che concentro progressivamente tra le due sue mani grazie alla lealtà di alcuni uomini idonei per porre le fondamenta di una vera dittatura in cui le libertà pubbliche e i diritti dell'uomo venivano soffocati da un apparato di polizia omnipresente. La prima fase della nostra storia contemporanea è segnata dal lungo regno di Bourguiba, che in Tunisia la mia generazione e quella precedente hanno considerato come liberatore del paese della colonizzazione francese e il padre della nostra indipendenza. Certo, numerosi uomini e donne, vicini compagni di lutta di Bourguiba, avevano contribuito a questa opera di liberazione con enormi sacrifici, sovrati pagando con la propria vita. All'indomani dell'indipendenza e dovendo affrontare una catastrofica situazione economica, finanziaria e sociale ereditato dal periodo coloniale, Bourguiba ha scelto di porre in cima alle priorità la lotta alla povertà e all'analfabetismo, dedicando la maggior parte del bilancio dello Stato all'opera dello sviluppo e lasciando in secondo piano il processo di apertura e pluralismo, così che si poté trovare in testa le priorità dei governi dell'epoca programmi che riguardavano lo sviluppo economico, la salute, l'educazione, la cultura, ma anche e soprattutto l'emancipazione della donna. Queste priorità rappresentavano per lui la lotta suprema per portare la Tunisia a livello dei paesi sviluppati, come aveva sempre desiderato. Ecco perché si era meritato il glorioso titolo del combattente supremo. Sottilitato dall'epoca dei negoziati con i colonizzatori, quando si tratta di arrivare per tappe all'indipendenza della Tunisia, Bourguiba era famoso per il suo notevole carisma, che lo portò al 59. Anno della nostra prima Costituzione della Repubblica, a concentrare progressivamente tra le sue mani la maggior parte dei poteri esecutivi e legislativi, creando di fatto una monarchia presidenziale con l'avallo della legge. Alcuni mesi più tardi, nel 59, il partito Neodestur, il partito che aveva militato e portato il paese all'indipendenza, ottenne una vittoria clamorosa le elezioni legislative, poiché il sistema delle liste garantisce ai partiti la totalità dei seggi all'Assemblea Nazionale.
però si trattava di un organo privo di una qualsiasi autorità. Così Borghieva si è presentato quale unico candidato alle elezioni presidenziali grazie al sostegno della popolazione, che gli riconosceva il merito e la legittimità storica della lunga battaglia della dipendenza. Questo scenario si è ripetuto nelle elezioni e presidenziali nel 64 e nel 69. Mentre consolidava il suo controllo sul governo, Borghieva rafforzava il suo ruolo in seno al New Destur, un partito contemporaneo che dominava la vita politica in tutte le sue dimensioni nazionali, regionali e locali. A partire dal 75, Borghieva ha potuto, nonostante precarie condizioni di salute, a mandare la Costituzione per diventare presidente a vita. E fu una svolta preoccupante nella vita politica a Tunisia, dove si cominciava a registrare le premesse di una lotta interna per la successione al potere, ma anche l'emergenza di movimenti politici come quello degli islamisti e della società civile guidati dalla centrale sindicale UGTT, che chiedevano più apertura, più libertà e pluralismo politico. Una tensione politica aggravata dalle crisi economiche rese a loro volta ancora più difficili di varie manifestazioni popolari, culminati nel 84 con la rivolta del Bani per protestare contro il carovita dopo la soppressione delle subvenzioni sul pane e sui prodotti alimentari di prima necessità. Ricordiamo altresì che dopo questa grave crisi economica e finanziaria la Tunisia ha dovuto sottomettersi nell'86 a un programma di aggiustamento strutturale imposto dall'FMI e dalla Banca Mondiale, che ha dettato le politiche economiche della Tunisia. Fu in un clima poco brillante che i partiti dell'opposizione e a loro guida i movimenti della tendenza islamica avevano rifiutato nel novembre 87 di partecipare alle elezioni perché erano di facciata. L'anno seguente, dopo varie manifestazioni, le autorità avevano arrestato Ghannouchi, leader del partito islamico, insieme ad altri esponenti del movimento, con l'accusa di aver tentato di rovesciare il governo e instaurare uno stato islamico, da sempre privato del riconoscimento, quale legittima organizzazione politica e un sistema apparentemente pluralista. Gli islamisti sembravano allora decisi a iniziare un confronto diretto con il governo a fine di accedere al potere. Malato e indebolito, Borghieva reagì in accordo con gli uomini a lui fedeli contro gli attivisti islamici. I sostenitori di Borghieva consideravano che l'idea di concentrare la vita politica intorno all'Islam sia l'antitesi della visione moderna e laica. Obbedendo agli ordini di Borghieva, Ben Ali, allora ministro dell'interno, utilizzò l'apparato del ministero per decapitare il movimento islamico. Soddisfatto del lavoro di Ben Ali, Borghieva lo nominò primo ministro. Tuttavia quest'ultimo decise di prendere il potere con un colpo di stato medico dopo aver constatato con la consultazione di un'equipe dei medici la fragilità dell'anziano leader e il suo comportamento irrazionale a chi lo rendeva inadatto a governare. Dopo il suo insediamento al palazzo di Cartagine, Ben Ali ha dato la caccia agli integralisti, alla sinistra e un ultimo a tutti i democratici tunisini. Pertanto la stampa è imbavagliata, la pluralità dei partiti vietata, ad eccezione di un'opposizione di facciata, la libertà di associazioni confiscate, le disuguaglianze di sviluppo delle diverse regioni accresciute, una giustizia strumentalizzata. In effetti, quando Ben Ali arriva al potere nell'87, viene però accolto come salvatore di un popolo preoccupato per l'avvenire del paese, considerato come un'imbarcazione senza timoniere. Per evidenziare l'avvento del nuovo leader del partito New Destur, cambio nome in erside che consegna a Ben Ali, nell'88, il totale controllo del partito dello Stato. C'era una confusione totale tra lo Stato e il partito politico al potere. Il sistema Ben Ali si è così instaurato. Non farà che consolidarsi nel tempo fino a rendere irrespirabile l'atmosfera, la colera e la frustrazione
aumentano nella popolazione alla quale era stata promessa prosperità in cambio della libertà, delle libertà requisite. Il progresso dell'economia è contributo per gran parte dell'era Ben Ali a neutralizzare i suoi oppositori politici. All'inizio del nuovo millennio gli indicatori economici registravano una crescita continua con una media di 5%, mentre il clan Ben Ali, la sua famiglia, si accapara le ricchezze del paese, il popolo si infuria perché è escluso dal sistema. Detto questo, vorrei sottolineare che la Costituzione del 1° giugno 1959 ha avuto il merito di fondare la prima Repubblica Tunisina. Il suo preambolo stipula che il regime repubblicano costituisce la miglior garanzia dei cittadini per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, la produzione dell'uguaglianza dei cittadini sul piano dei diritti e dei doveri, unitamente alla realizzazione della prosperità del paese grazie allo sviluppo economico e allo sfruttamento delle ricchezze nazionali a favore della popolazione. Tuttavia, questa Costituzione, emanata 12 volte, aveva gettato le basi di uno Stato dittatoriale che si può instaurato successivamente, poiché era caratterizzata da un forte esecutivo, ossia di un regime totalitario a partito unico. Di fatto erano così riunite tutte le condizioni anche a provocare la rivoluzione del Gelsomino in Tunisia, gennaio 2011, e il suicidio di Bouazizi, dicembre, ne è stato l'elemento scatenante. I tunisini non volevano più vivere come prima. Questa rivoluzione spontanea, senza una vera leadership politico e ideologico, è riuscita a mettere fine a uno dei regimi più dittatoriali della regione. Pioniera della primavera araba, grazie a un'onda d'urto, la rivoluzione tunisina ha avuto il principale merito di inaugurare un processo di transizione democratica sia in Tunisia che nella regione. Tuttavia, se il processo in Tunisia è stato portato in gran parte a buoni fini in Tunisia, esso ha registrato in altri paesi una diversa sorte, per non dire altro. La rivoluzione tunisina ha dimostrato che la liberazione dalle dittature dipende dalla capacità dei popoli a liberarsi da soli. Tuttavia, citando Aristotele, la tirannia può trasformarsi in tirannia. A tale titolo si iscrivono i 3 anni della transizione che hanno portato all'adozione della Costituzione della Seconda Repubblica in gennaio 2014. La nuova Costituzione aderisce, come recita il suo preambolo, agli obiettivi della rivoluzione, della libertà e della dignità. Questa nuova Costituzione, che rappresenta un esempio di maturità politica del popolo tunisino, comprende ben più numerose innovazioni rispetto a quella del 59, quella dell'adozione di un sistema parlamentare misto, di libertà fondamentali, di diritti della donna consolidati, la creazione di una corte costituzionale. E portatrice di innovazioni inediti nel mondo arabo, come ad esempio la libertà di coscienza e la protezione del culto, l'uguaglianza tra uomo e donna, l'interdizione della tortura, l'indipendenza della giustizia, eccetera. Per la prima volta nel mondo arabo viene introdotto l'obiettivo di parità, uomo-donna, nell'assemblea elettiva. È doveroso ricordare a questo punto che la nostra esperienza ha dimostrato che l'adozione di una Costituzione che pone il fondamento di una democrazia non può garantire da sola la consacrazione delle libertà e la fondazione di una vera democrazia. È in questo contesto che diventa importante che ci sia una società civile che vigila una opposizione politica dinamica. Giunto a questa fase della mia illustrazione, mi premo ricordare che i 3 anni della transizione sono stati difficili per la Tunisia, sia dal punto di vista politico che della sicurezza, ma anche su versanti economici e sociali. Si è assistito all'emergenza del fenomeno del terrorismo, che ha trovato un ambiente favorevole, sia all'interno che nel contesto regionale, soprattutto con gli assassini politici nel 2013, gli attacchi contro le forze dell'ordine e l'esercito in vari tentativi di indebolire lo Stato e le istituzioni. Tali tentativi hanno messo in luce la forte opposizione dei tunisini a questi atti che essi hanno condannato e denigrato con forza, e la loro tenace determinazione ad andare avanti per attuare la democrazia e lo Stato di diritto. Oggi la Tunisia può vantarsi di possedere una società civile
tra i più vibranti e attivi della riva sud del Mediterraneo. Si è potuto constatare da gennaio 2011 l'impatto della sua azione di mobilitazioni su scala nazionale. Vi ricordo la grande marcia per la libertà che abbiamo organizzato il 29 marzo dopo l'attacco terroristico di Bardo, 18 marzo, dove erano vittime, 22 turisti stranieri, tra di loro 4 italiani. Approfitto per esprimere un pensiero a queste vittime del terrorismo. Infatti questo atto terroristico di Bardo ha cercato a colpire questa giovane democrazia, perché questo giorno, 18 marzo, era giorno anche a livello del Parlamento tunisino, era un dibattito per parlare, un dibattito attorno della legge contro il terrorismo, ma anche questo colpo ha cercato a colpire l'economia tramite il turismo e la cultura, perché il Museo del Bardo detiene una delle bellissime collezioni di mosaici romani e è molto visitato dai turisti tunisini, quindi è stato un colpo molto doloroso, 11 milioni erano feriti, e speriamo con le nuove misure di sicurezza che stiamo prendendo possiamo dire che il turismo riprenderà mano a mano. Torno e dico che questi sviluppi, la minaccia visibile all'orizzonte di un crollo dello Stato, hanno consentito che si facessero avanti le grandi organizzazioni nazionali professionali, quartet, per pilotare un laborioso dialogo nazionale tra i partiti al potere e le forze d'opposizione. Questo dialogo nel 2013 ha consentito che sia indicato un foglio di marcia consensuale la cui realizzazione ha dato al Paese una Costituzione, un'istanza indipendente per le elezioni, un governo di tecnici guidato da una personalità indipendente che ha assicurato a sua volta il corretto svolgimento delle elezioni legislative e presidenziali al fine del 2014. Sapete senza alcun dubbio che la Tunisia ha vissuto, dopo la caduta del vecchio regime, le sue prime elezioni legislative democratiche. È bene ricordarlo della nuova concezione concordata tra varie ideologie e forze politiche. Queste elezioni si sono svolte nella calma e la serenità, sono stati salutati dalla comunità internazionale. La missione di osservazione dell'Unione Europea presente sul posto ha stimato che queste elezioni sono state credibili e trasparenti. Oggi la Tunisia si è dotata di un'assemblea legislativa eletta per 5 anni, di un presidente eletto al suffragio universale per la stessa durata e dispone di un governo di coalizione che gode di un largo consenso. L'impianto istituzionale e costituzionale è in fase di installazione, tra alcune settimane nascerà il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, onde preservare il sistema democratico e di metterlo a riparo da tendenze e misure dittatoriali. La Costituzione stabilisce un sistema di potere decentralizzato che dà significativi prerogativi ai poteri regionali e locali. Vorrei segnalare che le elezioni comunali si svolgeranno attorno del 2016. Più di un mezzo secolo fa la nostra ambizione era quella di liberare il paese dal colonialismo e di restaurare la sovranità politica della Tunisia, ma molto presto ci siamo resi conto che la libertà politica non poteva costituire infine in sé stessa, ma era il mezzo per promuovere lo sviluppo economico e sociale di Tunisia. La rivoluzione politica e la democrazia nascente in Tunisia dovevano essere accompagnati da una transizione economica e sociale comprensiva di diversi aspetti, quelli in particolare in serie di riforme strutturali, certamente dolorosi per le prossime settimane per alcune classi della popolazione, ma considerati necessari e opportuni. Le autorità tunisine sono impegnate ora nel risanare l'economia e soprattutto per rispondere alle diverse aspirazioni della nostra gioventù, alla dignità, con il lavoro e la libertà. Siamo determinati a radicare il nostro modello di società e a renderlo immune, a ridare sicurezza al nostro paese contro il flagello della violenza e del terrorismo, onde
per emisare la primavera tunisina. Non possiamo più parlare di una primavera araba, per noi è una primavera tunisina. Contiamo molto su noi stessi per raggiungere questi obiettivi, ma anche sottostendo dei nostri principali partner europei e particolarmente l'Italia, il secondo partner strategico della Tunisia. E ricordo che nei prossimi giorni avremo l'onore e il piacere di ricevere e di accogliere il Presidente della Repubblica Italiana in Tunisia e spero che questa visita permetti di rafforzare ancora di più e dare un impulso ai nostri rapporti di partenariato economico e sociale tra i due paesi. Consideriamo infatti che l'Europa rimane la base del nostro sforzo di rilancio economico se la Tunisia è legata al Maghreb, l'Oriente per la sua lingua e la sua visione, un legame forte la unisce all'Europa per quanto riguarda la sua storia e il suo avvenire. La lezione che ne deriva, come ha recentemente sottolineato il nostro Presidente della Repubblica, è che la governanza intelligente è quella che consiste ad anticipare il corso della storia senza esitare o fermarsi a metà strada. Ogni volta che la Tunisia, nella sua storia, ha dubitato di se stessa o che i suoi dirigenti hanno tentennato, il paese è regredito. La Banca Centrale Europea aveva all'epoca considerato che il Paese aveva perso l'occasione di intraprendere le necessarie riforme politiche rivolgendosi direttamente al Presidente Bourguiba in questi termini: se non fate voi stessi la rivoluzione, altri la faranno per voi. È stato in gennaio 1972. Non potrei concludere il mio intervento senza ritare i miei più vivi ringraziamenti a qui presenti che agiscono per la perennità dell'amicizia italo-tunisina. Rimango convinto che, come diceva Francisco Cuyama, nonostante queste esitazioni verso la libertà, la fine della storia sarà diventata. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Parlare, come è stato accennato, della situazione geopolitica e particolarmente della situazione che sta vivendo la Tunisia oggi con la, lo diciamo francamente, la guerra o la situazione caotica al nostro paese vicino, la Libia, perché la rivoluzione tunisina avrebbe avuto un miglior futuro se non c'era questa situazione nel nostro vicino paese, la Libia, e rappresenta per noi una sfida dal punto di vista economico, politico, ma anche dal punto di vista di sicurezza. Il terrorismo si è sviluppato anche diciamo francamente perché la situazione in Libia è senza controllo e abbiamo anche dei giovani tunisini che vanno in questo paese per avere un addestramento e andare dopo altri paesi del Medio Oriente, principalmente la Siria e l'Iraq, per fare lo cosiddetto jihad. E dobbiamo approfondire questo argomento e riflettere per dire che c'è, al mio senso, una correlazione tra queste guerre e la nascita e lo sviluppo del terrorismo, perché quando facciamo la guerra a un paese, anche dittatoriale, dobbiamo pensare a non distruggere la struttura statale e l'esercito, altrimenti facciamo un paese in una situazione caotica, senza controllo e che dà lo spazio alle organizzazioni terroristiche, come adesso Libia, l'ISIS, che agisce in maniera molto libera e senza controllo. E questo rappresenta una sfida per noi e per voi. Aggiungo anche il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Vieni da questa situazione caotica, perché oggi il traffico dell'immigrazione clandestina tra le mani di questi terroristi,
abbiamo paura che c'è anche una correlazione tra il finanziamento del terrorismo e il traffico dell'immigrazione. Parliamo. Grazie.